Buonasera dalla Corale Maniaghese, dalla sezione giovani. E, insomma, come avete potuto leggere nel foglietto di sala, siamo una piccola parte della grande Corale Maniaghese e negli ultimi anni questo gruppo si è un po' rinnovato e simpaticamente abbiamo cominciato a chiamarci le Ugole d'Oro e ci siamo presentati così questa sera. E questa sera siamo in formazione ridotta, abbiamo qualche elemento del coro in meno, ma soprattutto ci manca il nostro pezzo forte, ovvero l'accompagnamento al pianoforte. Ma purtroppo dobbiamo giocarcela col Teatro La Fenice e questa sera il nostro Roberto è al lavoro e non è potuto venire a suonare qui con noi. Quindi abbiamo deciso di proporvi una serie di brani, tutti a cappella. Cominciamo con il primo brano, Psalm 26, di un autore che non ha bisogno di presentazioni, di Joseph Haydn, e quindi così noi apriamo questa. Trasmesso in maniera orale già dal XV secolo,
solo nell'Ottocento viene trascritto e da lì diventa famoso fino ad arrivare nell'opera immortale del Canto di Natale di Charles Dickens. E noi oggi lo eseguiremo con un arrangiamento dei Pentatonix. Compositore dell'Ottocento.
Questo brano è sottotitolato Parodia di una scena d'opera. È un brano musicale per coro e solisti, e quando Gene ha realizzato questa curiosa insalata polifonica, appunto, si è servito di termini italiani che si usano abitualmente nel linguaggio musicale e, nello special modo, nel linguaggio operistico. E, diciamo che a suo modo è qualcosa di geniale. Qualcuno ha visto in questa composizione una sorta di caricatura dell'opera, e con delle chiare, sentirete, insomma, per chi è appassionato, chiare allusioni alle opere di Rossini. Quindi, in definitiva, è un intelligente omaggio all'opera italiana che ha fatto scuola poi in tutto il mondo. Quindi a voi, insalata italiana.
felicità, 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 felic